Adesso bianco. Allora, se bianco gioca qui, cattura queste pietre di nero, no? E qui in qualche modo rimane tutto collegato. Però nero entra sul lato e non va bene. Per cui a bianco serve una mossa che chiuda il lato, mantenga tutto questo collegamento e i suoi punti. La prima mossa che viene in mente forse è questa. No, ottimo, non è quella che viene in mente. Benissimo, perché qual è il problema di questa mossa? Per esempio questa, che poi va, cosa va a fare? Se nero può catturare questa, non solo poi il bianco deve proteggere questi attari qui, ma vanno nei guai tutte le pietre in centro, che adesso vengono tutte attaccate. Per cui quello che dovrebbe fare bianco dopo questo attari è collegare, ma nero sponda. E non va bene. Per cui, qual è la mossa che fa bianco? Ah, fantastico, benissimo. Questo è un classico tessuji di collegamento in cui si collega saltando una linea più in basso. L'abbiamo visto forse anche la prima lezione del corso, Sì, eh? esatto, in una Ai ai ai, quello seconda mi ero un po' lezione. dimenticato, sì. L'avevamo già visto, in un contesto un po' diverso. Bene, comunque. Si è studiato. Perché se nero banalmente prova a sfondare, bianco collega. E adesso è evidente che è tutto connesso. Se nero prova un tessuji anche lui a saltando per scollegare, ma non c'è nulla di nuovo. In realtà c'è qualche guaio quando nero gioca qua, però insomma l'angolo è a posto. Queste sono tagliate e devono fare un bel combattimento contro tutte queste bianche e queste due. Non sono messe bene. Infatti nero non ci ha provato per la cronaca e se n'è andato via di qua. Bianco ha chiuso di nuovo il territorio e nero ha continuato la sua fuga. È una fuga che prova comunque ad attaccare quelle di bianche come al solito. E poi va a collegarsi.